iniziato nel segno di Dan Scanlon, il regista del blockbuster Pixar Monster University, il ViewFest 2013, dedicato al meglio dell'animazione mondiale, in programma a Torino dall'11 al 13 ottobre. Il 37enne disegnatore e regista americano ha parlato al pubblico torinese dei segreti della graphic animation, trascinandolo nel mostruoso mondo di Mike e Sally e della loro scombinata banda di amici alle prese con gli studi universitari. Bazowski, stanza 319, anche tuo compagno è un laureando in spaventologia. Vieni qui, bello! Oh, oh! È stato uno sballo! L'idea di fare un prequel anziché un sequel di Monster & Co., ha spiegato, ci è venuta anni fa quando un gruppo di noi alla Pixar ha deciso di scrivere una storia sulla nascita dell'amicizia tra Mike e Sally. Così abbiamo fatto un salto indietro nel tempo. È tutta la vita che aspetto questo momento. Diventerò uno spaventatore! Monster University è più che un semplice cartoon di mostri e bizzarrie. Mike non imparerà mai a spaventare la gente, ma all'università scoprirà una cosa molto più importante, il valore dell'amicizia. Questo messaggio di tema è qualcosa di cui eravamo molto eccitati. Sono questi i messaggi che ci motivano, aggiunto Scanlon. Talvolta ci impegniamo a fondo, ma il risultato non è quello previsto. Però bisogna essere pronti ad altre possibilità. A volte gli sbagli ti portano a risultati migliori di quanto avevi immaginato. Prima di congedarsi, Scanlon ha regalato un consiglio a chi desidera entrare nel mondo dei cartoni animati. Il segreto per una carriera di successo, ha detto, è disegnare tanto e sfruttare il proprio telefonino per realizzare piccoli cortometraggi.